Del mistero, puntata meravigliosa questa sera, rimanete collegati perché abbiamo con noi in collegamento Skype Emanuele Sant'Andrea e Francesco Cappelletti. A voi. Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo un ospite di eccezione che è Francesco Cappelletti, e Francesco Cappelletti non ha bisogno di presentazioni, è il padre della mostrologia moderna. Lui è di Firenze, è il fondatore dell'insufficienza di prove ed è un sito interessantissimo che raccoglie molte informazioni sulla controversa storia del mostro di Firenze. Inoltre è anche il fondatore del blog Facebook, Il Mostro di Firenze, fondatore o comunque gestore o comunque Deus ex machina. E quindi anche all'interno di questo gruppo potete trovare grandi spunti ed elementi di discussione. È un ricercatore, è uno scrittore, ha scritto, mi pare, due o tre libri sull'argomento, forse ne sta anche scrivendo un altro e ce lo dirà poi lui più avanti, se questa notizia è confermata e se ha voglia di farlo. E ora, prima di partire però con la nostra puntata, il tema della puntata è ovviamente la notte del legionario, o meglio, storia di un legionario che è l'ultimo, o meglio, l'ultimo membro di questa coppia, di questo strano duo che sembrerebbe a un certo punto entrare a far parte della storia legata al Mostro di Firenze. Però prima vi ricordo il numero per intervenire in diretta, che è 055 24 77 985. Vi chiedo se avete voglia di fare qualche domanda a Francesco, lo potete fare, magari lasciateci avviare la prima oretta di trasmissione, così poi magari avrete anche degli spunti per delle domande più dettagliate. Ripeto il numero per intervenire in diretta, 055 per chi chiama da Firenze, 2477 985 per chi chiama da fuori Firenze, 055 2477 985. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e di attivare la famosa campanellina in maniera tale che ogni qualvolta un nuovo video verrà caricato, verrete tempestivamente avvisati da un piccione viaggiatore. A questo punto io credo che possiamo dare inizio alla puntata e buonasera Francesco. Buonasera Emanuele, buonasera a tutti voi e a chi ci ascolta. Tutto Come stai? Com'è la situazione a Firenze? bene, abbastanza drammatica come un po' ovunque, direi. Non si può uscire, non si può. Vabbè, tipico da pandemia, tanto ormai ci siamo abituati. Dopo un anno credo che più o meno si sia quasi tutti un po' disillusi, un po' abbattuti da queste restrizioni, però insomma il buon senso porta a seguire le indicazioni che ci vengono date e chiaramente augurarsi che prima o poi questa situazione drammatica, a dir poco, termini, finisca. Ne Certo, il nostro. parlavo oggi, scusa Ema, No, no, ne figurati. parlavo oggi con il nano che insomma col mio figlio che un'epidemia non l'avevo vissuta io, non l'aveva vissuta mia mamma e nemmeno mia nonna, ecco lui che a 7 anni si ritrova a vivere una pandemia, che, insomma, è abbastanza curiosa come Certo. situazione, se non unica per fortuna. Certo, il nostro pensiero questa sera va a tutte le persone che sono state colpite dalla pandemia e direttamente o indirettamente anche alle persone che sono rimaste da sole a casa per molto tempo e che sono rimaste lontane dai loro cari, dai loro affetti, dai loro hobby, dai loro interessi e a volte insomma bisogna stringere i denti, però come diceva Francesco, tutto passa, ecco, sono tutte prove e torneremo più forti di prima. E quindi Ma non Francesco, più il tuo migliori, ma non ma migliori. anche più migliore. Anche più migliore assai. Ma quindi mi sembra di capire che tu in qualche modo è qualche anno che ti occupi della storia del mostro di Firenze. Sì, sono 13 anni praticamente. Sì, 13 anni, 13 anni da quando ho iniziato a leggere i primi libri, a quando ho iniziato a farmi le prime domande, a cercare le prime risposte. E anziché trovare risposte, ho trovato sempre nuove domande. Dalla lettura dei vari libri sono passato a cercare i vari protagonisti di questa storia, poi
poi per fortuna ho incontrato l'avvocato Vieri Adriani che mi ha praticamente consentito di leggere le prime sentenze. Avevo già avuto un valido complice in questa passione, che era Stefano De Gotia, che probabilmente qualcuno di voi conoscerà, da cui ho ereditato tutta una serie di documenti che, insomma, 13 anni fa era abbastanza difficile recuperare. Adesso in rete si trova molto del materiale che a suo tempo a cui io ambivo come un forsennato, perché insomma leggere gli atti ufficiali non era così scontato. E Stefano aveva questa fortuna di aver collaborato con l'avvocato Filastò, di aver conosciuto un bel po' di giornalisti. E quindi possiamo dire il suo nome? Cioè, scusami, possiamo dire anche, sì, il cognome, quello vero? Sì, 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 Stefano Galastri, insomma si sa che... Ci ha lasciati Stefano. Ci ha lasciati, purtroppo, sì, decisamente troppo presto. E quindi niente, da lì in poi, come dicevo prima, è stata tutta una ricerca che continua tuttora, non so se porterà mai a qualcosa, però insomma non posso fare a meno di farla, e quindi si va avanti così. Insomma, chi ha voglia di affrontare con me questa vicenda, con questa passione, più che volentieri, insomma, io mi fa sempre piacere trovare persone con cui parlare di questa cosa, perché alla fine è una mia passione, è come andare allo stadio e ritrovarsi con degli amici a condividere gli stessi interessi, tutto qua. Certo, allora, visto che li hai nominati, salutiamo ovviamente l'avvocato Dino Filastò e l'avvocato Vieri Adriani, che si sono impegnati parecchio in questa storia, e direi che entrambi hanno fatto molto bene. Volevo chiederti, mi sembra di capire che l'argomento della nostra puntata di questa sera siano i recenti avvenimenti che hanno coinvolto Giampiero Vigilanti. Mm-hmm. Giampiero Vigilanti, l'ex legionario, protagonista di puntate televisive, di talk show, anche di libri, riceve un'eredità, però le cose più interessanti per la nostra storia sono ben altre. Ovviamente Giampiero Vigilanti, prima di essere stato additato come in qualche modo coinvolto in questa storia, e di essere poi, a quanto pare a novembre, se ricordo bene il 10 o l'11 di novembre, archiviata la sua posizione insieme a quella del suo... Come? No, 9 novembre. 9 novembre, insieme a quella del suo caro amico Francesco Cacamo. Vabbè, amico... Francesco Cacamo, ormai loro non hanno più niente, voglio dire, il giudice mi sembra di capire che ha detto qualcosa c'era, però tutto sommato gli elementi non sono sufficienti. Io volevo chiederti, tu ormai è tanti anni che conosci e che ti occupi di questa storia, poi hai dei canali privilegiati, hai delle fonti anche riservate, che sicuramente tali devono rimanere, però hai una conoscenza molto approfondita di questo caso. Leggi parecchio, analizzi molto, studi, ti confronti, e quindi ovviamente normalmente ne sai circa 3 ordini di grandezza in più di una persona normale. Ci vuoi raccontare un po' chi era Giampiero Vigilanti? Cioè, chi era, dove è nato, quando è nato? Molto volentieri, mi sono fatto uno schema, perché le cose da dire in effetti sono abbastanza, dico abbastanza, perdonami Francesco, perché se noi iniziamo le storie dalla fine, poi commettiamo l'errore di non capire perché abbiamo iniziato da lì. Certo. Allora, se noi iniziamo dal principio, quindi dal primo vagito, direi che poi possiamo soltanto andare avanti. Senza ombra di dubbio. C'è da dire che, insomma, come ti dicevo, è una personalità decisamente non convenzionale, come tra l'altro molte delle persone coinvolte in questa vicenda, perché recentemente stavo leggendo un po' dei verbali relativi a Pacciani, relativi insomma a quelli che sono i protagonisti di questa storia, e ognuno di loro ha dentro di sé almeno tre vite convenzionali, 3-4 vite, perché hanno vissuto talmente tante situazioni che sembra veramente strano che siano riusciti a rimanere in piedi. Giampiero Vigilanti. Giampiero Vigilanti è coetaneo e conterraneo di
Pietro Pacciani, del ben più noto Pietro Pacciani. Pietro Pacciani è del 1925, Giampiero Vigilante è del 1930. Ci dice in uno dei verbali che ha sottoscritto di aver avuto tre sorelle, due gli sono morte per cause naturali, con una di loro rimasta in vita non parla. Come Pacciani, perdonami, tu dici conterraneo, ma conterraneo che vuol dire? Cioè toscano? Che abitava, che è nato a Vicchio di Mugello. Ora, Pacciani è nato ad Ampinana, che però comunque fa parte chiaramente del comune di Vicchio, e frequenta le scuole elementari che probabilmente erano le stesse frequentate da Pietro Pacciani fino alla terza elementare, come Pietro Pacciani, ma non è dato sapere se i due si siano frequentati. Per certo si conoscevano, perché Vicchio non è una metropoli, pertanto insomma coetanei, probabilmente avranno frequentato gli stessi luoghi. Vogliamo spendere due parole su Vicchio, Francesco? Non saprei sinceramente che cosa dirti di Vicchio, ma magari lo conosci meglio te, secondo me, Vicchio. Io ci sono stato per chiaramente le mie visite ai luoghi topici, però in realtà di Vicchio so ben poco. È carina come dimensione, perché è questo paesino molto limitato, molto piccolo, ma ho difficoltà a frequentare i luoghi dove sono avvenuti questi omicidi, perché chiaramente è inevitabile ricordare certe persone che possono aver vissuto certe strade, certi ambienti, e quindi insomma mi monta molto velocemente un po' di ansia, di fastidio, certo. E quindi anche le gife, come le chiamano ultimamente in modo poco rispettoso, nelle piazzole dove sono avvenuti gli omicidi, mi danno ancora un certo fastidio, e non posso fare a meno, perché chiaramente quando vai a studiare certe dinamiche, a confrontarti con quelli che sono i verbali dei principali testimoni che hanno riferito riguardo a questi omicidi, devi cercare di far tornare le distanze, la dinamica, come dicevo prima, insomma è necessario vedere quelli che sono i luoghi, anche se per la maggior parte sono quasi tutti molto diversi rispetto a quando sono avvenuti gli omicidi. Certo. Possiamo dire che Vicchio è un piccolo paese molto raccolto, chiuso, sì, intorno a Piazza Giotto, a circa, sì, 4.000 abitanti, però ha tantissime frazioni, e si estende su un territorio molto vasto. Pacciani, come giustamente diceva Francesco, nasce tra Ampinana e Paterno, insomma siamo verso la zona di Dicomano. Ecco, Vicchio è nel Mugello, nell'appendice nord-est più estrema, cioè nel punto in cui la Sieve, a un certo punto, che arriva da San Piero, da ovest a est, punta dritta verso sud e scende verso Punta Sieve. Quindi lì c'è un angolo. Che altro c'è a Vicchio? A Vicchio quindi abbiamo i nostri due protagonisti di questa sera, che vedremo hanno delle ancore importanti su Vicchio, quindi Francesco Caccamo e Giampiero Vigilanti, sebbene in due frazioni diverse. Sempre a Vicchio dobbiamo menzionare, perché non possiamo passare da Vicchio senza menzionare Giotto, il Beato Angelico, Don Milani, che lì a un certo punto fu costretto a riparare dopo i fatti di Calenzano e a dar vita alla prima comunità don milanese lì su a Barbiana. Dobbiamo anche però purtroppo ricordare eventi più spiacevoli, come quelli che hanno coinvolto fortunatamente, diciamo dal punto di vista giudiziario fortunatamente, il Forteto, che è proprio di fronte a dove avvenne nel 1984 il delitto di Pia Rontini e Claudio Stefanacci. Quindi un paese molto piccolo, in un posto quasi, diciamo, sperduto nel senso positivo del termine, che ha un panorama molto bello e difficilmente raggiungibile, dove però sembra essere un nodo focale di tante storie nella storia. Quindi, se ho ben capito, Vigilanti, per caso, le sue origini sono di Marradi, quindi un comune che sta a nord di Borgo. E ci posso guardare dove è nato, sinceramente non mi ricordo dove è nato. E
Poi forse egli si trasferisce in frazione Caselle? Quello di sicuro, perché la madre abitava a Caselle, quindi sì, quasi sicuramente. Che non è vicinissima a dove? A Villore, perché Villore è in un'altra valle, però come dicevamo prima, Vicchio è un piccolo centro abitato, bellissimo, grazioso, andatelo a visitare se non ci siete mai stati, Piazza Giotto, è davvero un angolo interessante del nostro Rinascimento. E poi però ci sono anche tante frazioni sparpagliate sul territorio e a volte anche difficilmente collegate tra di loro con strade bianche e tutti quelli che possono essere disagi per frane, smottamenti, eccetera. Perché diciamo queste cose? Perché ovviamente andare a commettere un delitto laggiù e bisogna conoscere questi posti, perché non è che uno esce da Firenze una sera, no, Francesco, e si ritrova alla boschetta di Vicchio e dice adesso io... Decisamente no. Comunque ti ho guardato mentre parlavi uno dei verbali di vigilanti, mi ricordavo appunto che era di Vicchio, ma non c'è specificato se è di un paese vicino a Vicchio, dice nato a Vicchio, quindi è probabilmente nato a Vicchio di Mugello, insomma. Perfetto. E quindi forse è soltanto la mamma che è di Marradi a questo punto. Può darsi. Non ho fatto Marradi? Indagini sulla mamma di vigilanti. Vabbè, beh, sono così a volte. Sì, no, sì, certo. Perché abbiamo nominato questa cosa? Perché Marradi è un altro comune, bellissimo peraltro, in testa a Borgo San Lorenzo, ancora più su di Ronta. E a Ronta è dove nel 2016, se non ricordo male, fu trovata la famosa pistola calibro 22, quella con il percussore, direi, come dire, accorciato. Sì, era stata modificata, fu trovata in un fiume, hanno fatto indagini su questa pistola, ma chiaramente non aveva niente a che vedere con i delitti del mostro di Firenze. Certo. Almeno questo dice la perizia balistica. Certo. Lo diciamo solamente all'atere, mi pare che sia una pistola di cui è noto il numero di serie, realizzata, bancata prima dell'inizio della serie delittuosa, ma a quanto esatto. Pare poi commercializzata dopo il primo delitto, adesso senza scendere in inutili dettagli. Perfetto. Perdonami Francesco, io ti continuo a interrompere, raccontaci tutto quello che ci puoi raccontare sull'infanzia di Giampiero Vigilanti. Sì, eravamo rimasti che Pacciani e Vigilanti non si sa se si frequentassero, però è interessante una circostanza che Vigilanti racconta in un'intervista rilasciata al Gazzettino del Chianti relativamente a questo incontro con Pacciani. Era di Vicchio come me, nel 1948 ebbi una discussione con lui perché aveva preso il lavoro al mio babbo. All'epoca il comune faceva fare dei lavori ai residenti per guadagnare qualcosa. Rimettevano le strade, spaccavano le pietre. Pacciani, dopo aver fatto il suo turno, volle fare anche quello che spettava al mio babbo, mandandolo via. Tanto che il mio babbo si arrabbiò molto. Io gli dissi, lascia stare me, ci penso io. Andai da Pacciani e gli tirai una bastonata in testa. Lui non mi denunciò. Insomma, tanto per farsi, per chiarire immediatamente come funzionavano le cose. Cosa succede successivamente? Che tra il 1949 e il 1953, Giampiero Vigilanti tenta più volte l'espatrio clandestino verso la Francia, in cerca chiaramente di lavoro, perché la situazione, soprattutto negli anni 50, in piccole realtà come poteva essere il Mugello, credo che non fosse così florida, ecco, nel senso chi riusciva a campare del lavoro della campagna erano pochi e non credo che con questo agio. Vigilanti quindi cerca di andare a cercare lavoro in Francia, commette tutta una serie di piccoli reati per i quali finisce anche in carcere in più occasioni per tempi relativamente brevi. Nel giugno del 1953 si arruola nella Legione Straniera, di cui lui va anche molto sto cercando di trovare una parola che non lo offenda. Diciamo fiero, di cui lui vai. È molto orgoglioso. Durante gli anni in legione riferisce aver partecipato alla guerra in Indocina, alla guerra franco-algerina, e durante la trasmissione Il Bivio, trasmesso da Mediaset nel 2007, raccontò che nel 1954 ad Haiphong in Indocina fu sepolto vivo da alcuni nemici
per poi essere liberato 5 giorni dopo da alcuni commilitoni. In un'intervista rilasciata precedentemente, che poi è sempre quella del Gazzettino del Chianti, c'è qualcosa di diverso. Dice: me la sono segnata e la riporto. Una volta fui catturato, volevano che rivelassi dei segreti militari. Per farmi paura mi misero sottoterra. Vi rimasi per circa 20 giorni, quindi c'è una differenza, c'è qualcosa che non torna, però insomma la memoria può, all'età di vigilanti, chiaramente trarre in errore ogni tanto, può capitare. Non parlai, se lo avessi fatto sicuramente dopo mi avrebbero ucciso i miei. In un articolo, in una intervista che ha rilasciato la Nazione il 26 luglio 2017, il giornalista gli chiede: quanti Viet Minh ha ucciso durante la guerra in Indocina? E lui risponde molto placido: non li contavamo, ma credo centinaia, almeno 300 o 500. Dopodiché, interrompimi quando vuoi, Emanuele, senza problemi, io vado avanti, ma se hai qualcosa... Ero rapito. Pure. Grazie. Si congeda nell'agosto del 1957 e fino a luglio del 1958 resta a Marsiglia. Resta a Marsiglia a far cosa? Ce lo dice sempre in uno degli articoli, in una delle interviste che ha rilasciato la Nazione il 26 luglio 2017. Interrompere, volevo chiedere una cosa. Prima di entrare in Legione, quindi il Nostro Signore del 30, se ho capito bene, quindi fino al 1953, lui i primi 23 anni della sua vita li trascorre, immagino, a Caselle, a Vicchio di Mugello. Sì, più o meno. Tu hai accennato a qualche piccolo guaio con la giustizia, no? Cose che di poco conto. Piccoli reati che non ho specificato volutamente perché non vorrei fare gossip, ecco, nel senso, certo. Sono anche dettagli della vita di un novantenne, quindi intima. Sì, sinceramente sì, ora nel senso non me la sono sentita, ecco, di certo. Raccontare nello specifico che cosa è accaduto in quegli anni. Cose di poco conto comunque, cioè cose che possono essere successe a tutti quanti noi, cioè magari abbiamo rubato una merendina o non proprio a tutti quanti noi, però direi che niente di grave, ecco, non ha fatto rapine in banca e non si è macchiato di crimini così gravi, ecco, perché comunque il periodo di detenzione è limitato a 30 giorni, un mese e mezzo, piccole cose, niente di che. Ma per caso lui ricevette a un certo punto anche un foglio di via da Firenze, cioè che vuol dire tu qui a Firenze non ci devi venire più? Sì, ha avuto anche di questi fogli di via, più di uno mi pare di ricordare. Due. Sì. Ma cioè, si torna. Ho capito. No, preferisco. Vabbè, insomma, perché nel senso, alla fine questa persona ha subito degli anni, lui e la sua famiglia, non propriamente facili, che non auguro a nessuno. Adesso, insomma, aggiungere anche degli aspetti. Sì. Io devo domandare, poi tu, giustamente. Certo, ci mancherebbe, lo capisco. Spero, come mi disse una volta Roberto Savigno, richiede delicatezza. Sì. No, lo sai che cosa? Secondo me questi aspetti della sua vita non contribuiscono a fornire un profilo più interessante rispetto a quello che accade dopo. Quindi, cioè, tutto sommato, possiamo in tutta tranquillità trascurarli e andare avanti, ecco, personalmente, è un giudizio personale. Ecco. Poi, che lavoro faceva in quegli anni? Se ne aveva uno? Non si sa esattamente cosa faceva finché non arriva a Marsiglia, in cui pare che abbia aperto un locale tipo nightclub con spogliarelliste insieme a altri due ex legionari. Nell'intervista della Nazione, legionario non sono quelli della vecchia Roma, no? Sono un po' più moderni. Ma che fanno questi legionari oggi? Cioè, chi sono? Sai meglio te, che sei appassionato di questo genere di cose. Io ne so, no. Non ricordo. Un po' più di me. Non ricordo, ma erano dei mercenari, quindi diciamo erano non erano forze di pace. No, decisamente no, insomma,
abbiamo detto che uccidevano dalle 300 alle 500 persone, quindi ho capito. Sono quindi, soldati retribuiti per... Però io non ho capito una cosa, cioè io se nasco in Italia come faccio a finire nella regione straniera? Cioè io mi ricordo quella trasmissione, quella pubblicità della Telecom, che c'era quel comico con i baffi che a un certo punto finiva davanti a un plotone di esecuzione proprio della legione straniera francese. E lui diceva, voglio fare una telefonata lunga la vita e bla bla bla. Era Lopez? Esattamente, quello lì. Era Lopez. Era Lopez, ma quindi i legionari stranieri erano, giusto per solidificare l'idea nella mente dei nostri ascoltatori, erano vestiti un po' come quelli della pubblicità di Lopez, della Telecom. Sì, dalle foto che si vedono di vigilanti, più o meno erano, sì. E quindi, se ho capito, se tu eri non francese, quindi italiano, tedesco, brasiliano, russo, di quello che vuoi, e volevi trovare, che ne so, un lavoro, no? Magari che dovevi fuggire dal tuo paese perché c'era un mandato di cattura, era l'unico posto dove tu andavi a Marsiglia, presentavi domanda di arruolamento e se eri idoneo, loro non facevano troppe domande, ti arruolavano, però ovviamente questo corpo speciale francese, che aveva, se ricordo bene, 3 reggimenti, perché era una struttura ternaria, dopodiché ovviamente non è che andava così a fare le gite in Corsica, li mandavano nei punti più caldi e quindi loro difendono fino all'ultimo uomo di Mbempu, cioè la famosa evacuazione in elicottero. Poi durante la guerra franco-algerina, anche lì mi sembra che sono schierati in prima linea, quindi sono persone che, tra l'altro, la regione è l'unità che ha il più alto tasso di caduti nelle sue fila. Certo, vedi che ne sai più di me. Ah no, ma queste sono cose che, che ho letto poc'anzi. E mi pare che all'interno della legione straniera, nel tempo successivo alla seconda guerra mondiale, la nazione che ha fornito più diciamo legionari è la Germania, e la seconda è l'Italia. Dopodiché, non sapeva tutte le altre. Se non avevi alternative, in effetti era un ottimo sistema per poter barcare il lunario. Certo, ma ti faccio una domanda, quindi praticamente lui ha un po' la guerra dentro. Questo ci vorrebbe uno psicologo, ci vorrebbe qualcuno che facesse una perizia in tal senso. Ecco, io non l'ho conosciuto di persona. Mi permettevo di chiederlo, perché se a 20 anni, così giovane, va oltre confine ad arruolarsi nella legione straniera, va bene, guai, ha rubato qualche bicicletta, qualche sciocchezza così, però non giustifica, cioè devi anche avere un forte desiderio di far parte di un corpo militare e poi eccetera eccetera. Sì, probabilmente gli piaceva comunque l'ambiente, sì, può darsi, anche perché insomma la sua passione per la destra, per un certo tipo di ideologia, ecco, nel senso, emerge anche successivamente, quindi ci sta, però nel senso era anche molto giovane. Io non so ora quando si è arruolato, se avesse le idee così chiare o se fosse semplicemente uno sbandato, ecco, una persona che non aveva idea di che cosa valesse la pena, su cosa valesse la pena investire, su cosa valesse la pena dedicarsi, ecco, questo io non lo so, non è scritto da nessuna parte e non è stata richiesta una perizia in tal senso, ecco, non si può dire, si può fare delle congetture augurandosi che qualcuna di queste, come diciamo sempre, sia corretta, però non abbiamo dati concreti, ecco, io faccio fatica a parlare di questa storia e delle persone che fanno parte di questa storia a braccio, perché mi pare un po' irrispettoso nei confronti di chi l'ha vissuta e quindi sono molto rigido su quelli che sono gli elementi che ho e mi riesce difficile immaginare o comunque fare speculazioni, fare troppa fantasia, ecco, mi riesce difficile, mi perdonerai.
Certo, diciamo che quindi Gian Piero inizia questo percorso, mi pare che lui poi si congedi con il grado di sergente, quindi è un NCO, è addetto alla mitragliatrice e quindi ha anche una certa formazione sulle armi pesanti, sul lanci dietro le linee, parla sicuramente almeno due lingue a parte il francese e... non è sicuramente uno sciocco, è una persona che ha fatto del suo meglio, perché poi ricordiamoci che lui ritorna, ritorna sano e salvo, e però non torna in Italia, ma si ferma a Marsiglia. Si ferma a Marsiglia fino a luglio del 1958 e nell'articolo, nell'intervista della Nazione che citavo prima del 26 luglio 2017, lui dice: ho lavorato a Marsiglia, ho aperto un locale tipo nightclub, andò male, c'erano contrasti con due arabi che ci ricattavano e fummo costretti a farli fuori. Ecco, questo è già abbastanza indicativo. Ma fuori quello che ne ha fatti uscire dal locale? No, non credo, sinceramente credo che abbiano risolto il problema in modo molto più netto e definitivo, sì, ecco. La cosa curiosa è che racconta, ecco, sempre di queste scene di violenza, di queste situazioni non proprio convenzionali che non capitano almeno adesso così frequentemente, con una totale tranquillità, come se fosse all'ordine del giorno, ecco, eliminare chi si frappone fra te ed l'obiettivo che ti sei posto. E questo è abbastanza particolare. Non è l'unica persona che ho conosciuto che è così, ci mancherebbe, però insomma questo personaggio ne ha diversi. Sì, io mi permetto di dire, a difesa del signor Vigilanti, che non è qui con noi stasera, ma che se ci vuole chiamare è sicuramente il benvenuto, sì, che probabilmente nel momento storico in cui egli è nato e nel contesto geografico e culturale in cui è cresciuto, questi erano i valori, era comunque un momento storico difficile, economicamente non c'erano gli agi di oggi, quindi probabilmente ha ricevuto un'educazione un po' rigida. E poi sai, se vai nella regione non è che torni mammoletta, ecco, sicuramente così. No, se torni è già un ottimo risultato, direi. E vado avanti. Ma gli arabi hanno, cioè è certo che gli arabi sono stati, è certo, non ci sono indagini su questo periodo della sua vita, ecco, nel senso non si sa se poi è una smargiassata o se in realtà è avvenuta realmente questa cosa. Lui la racconta. Il nightclub di Marsiglia come si chiamava? Non ce l'ho il dato adesso. Non ci sei mai stato. Okay. Non ci sono mai stato. No. E quindi dopo ma questo nightclub, quindi quanto tempo sta? Poco, perché comunque si congeda nell'agosto del 1957 e a luglio del 58, fino a luglio del 58 resta a Marsiglia, dopodiché rientra in Italia, conosce la donna che gli darà due figli e che sposerà nel gennaio del 62, per cui poi dopo risiede per alcuni mesi a Firenze, abbastanza vicino al centro, si trasferisce a Baiano e poi si stabilisce a Baiano, ora ci torniamo, che so che ti piace la zona. Non so dove sono. Ma l'hai già sentito nominare. Quindi si stabilisce nella zona del Cantiere a Prato, dove ha vissuto fino al gennaio del 2019, quando a seguito di maltrattamenti, di una denuncia per maltrattamenti alla moglie, il PM ha richiesto ed ottenuto dal GIP il divieto di avvicinamento. È interessante questo Baiano, che esce fuori così come con una certa sorpresa, perché a Baiano ha abitato un altro dei grandi protagonisti di questa vicenda, della vicenda del mostro di Firenze, Salvatore Vinci. In realtà aspetta. Salvatore Vinci, che è il fratello di Francesco Vinci inizialmente inquisito come mostro e poi prosciolto. E Francesco Vinci e Salvatore Vinci sono i due fratelli sardi che avevano avuto, insieme al terzo fratello Giovanni Vinci. Una relazione con Barbara Locci in epoca precedente al di lei matrimonio con Stefano Mele. Poi le madrelingue dicono anche dopo, quindi ho capito. Quindi Salvatore Vinci abitava a Baiano.
abitava a Vaiano. In realtà c'è un mese di differenza fra quando Vigilanti viene via da Vaiano a quando Salvatore invece prende la residenza, perché Giampiero Vigilanti risulta residente in via Braga a Vaiano fino al 30 giugno 1966, poi si trasferisce al cantiere, mentre invece Salvatore Vinci prende la residenza in via 25 aprile a Vaiano dal 28 luglio del 66, quindi c'è questo mese di scarto, diciamo. Niente vieta di pensare che magari Salvatore Vinci vi abitasse anche prima e abbia preso la residenza successivamente. A tal proposito, lo stesso Vigilanti, in un'intervista, nell'intervista della Nazione che dicevo prima, riferisce: sì, eravamo vicini di casa a Vaiano, ma non ci parlavo, lo conoscevo di vista, mi sembrava violento. Che detto da uno che aveva tirato una bastonata in testa a Pacciani e aveva fatto fuori una legione di Viet Minh, direi che ecco, è abbastanza curioso. L'altra cosa curiosa che secondo me è interessante osservare è che chiaramente questo genere di domande gliele fanno perché è sotto i riflettori della procura questa persona. Vigilanti, fin da queste indicazioni che fornisce, anziché allontanare eventuali personaggi che hanno avuto a che fare con la vicenda del mostro di Firenze da molto vicino, dice in tutta tranquillità: no, no, eravamo vicini, ci si conosceva, non ci parlavo. Ecco, se io volessi allontanare da me certe attenzioni, magari direi: no, non so chi è, tanto alla fine, nel senso, non è che avessero questo rapporto per cui qualcuno poteva dire: sì, io li ho visti, sì, si sono frequentati. Quindi l'utilità di questa dichiarazione è pressoché nulla, insomma. È sincero, perché in fondo poi la PG sarebbe andata a controllare e l'avrebbe scoperto. Sì, sentito. È sincero, ma è la prima di diverse dichiarazioni di Vigilanti che fanno sì che se uno non ha idea inizia a sospettare, ecco, di qualcosa. È abbastanza curioso come atteggiamento, solo questo, è curioso, non voglio dire che avesse dei motivi reconditi o diversi. Però, per esempio, no, scusami. In effetti è strano questa presenza di questi due signori, no? Uno arriva e l'altro se ne va. Ma per caso stavano nella stessa casa? No. Ma ci sono 900 metri di distanza, mi pare. Vaiano è piccolina, no? Sì, no, a Vaiano sono veramente una fila di case, una dietro l'altra, quindi è proprio lungo la strada principale. Perfetto. Dove va a finire dopo questa strada? È a fondo cieco? Finisce in Calvana? No, credo che prosegua. Ora, non l'ho mai fatta, quindi non ti so dire. Mi chiedi dettagli troppo specifici. Cioè, io da questo punto di vista sono, come mi dicono sempre, un topo da biblioteca, nel senso che con le carte dalla mattina alla sera mi ci passo le giornate, mi ci finisco gli occhi. Poi quando si tratta di fare sopralluoghi, cose così, anche per i motivi che ti dicevo prima, non sono molto in forma, ecco, non mi si addice molto, mi riesce un po' difficile. Vabbè, facciamo accadere questo e poi magari raccontiamo di quell'episodio sul tram. Ma volevo chiederti una cosa. Qui a Vaiano, no? Che Vaiano è provincia di Prato, sì. Giusto per dare ai nostri telespettatori un'idea di dove siamo. Quindi nel 66 arriva Vigilanti, arriva Vigilanti nel... Ho fatto confusione. Praticamente c'è 28 giorni di vuoto. Sì. Quindi Salvatore Vinci arriva a luglio 66, a luglio del 66, mentre Vigilanti è andato via il 30 giugno, quindi perfetto. 24 giorni prima. Esatto. Ok. Ma a Vaiano, per caso, che quindi è un posto molto piccolo, molto decentrato, molto fuori mano, lavorava, c'era un carbonizio? Ho sentito un rumore strano. Allora, non era in tedesco? Sì. Il rumore? No, non era in tedesco. Ci arrivavo lì perché in pratica ci torna utile anche per quest'altra cosa. Nell'aprile del 64, Vigilanti viene assunto in una delle tante filature a pettine nella zona di Vaiano. In un verbale del 12 giugno 2014, infatti,
vigilanti, dice sì sì, ho lavorato in uno di questi, vabbè, di queste filature a pettine, e dice anche quella di Rolf Reinecke. Chi è Rolf Reinecke? Rolf Reinecke è una delle persone che abitava alla facciata. Ma ci fate una domanda? Certo che sì. Chi è Rolf Reinecke? Ah, ecco, perfetto, grazie della domanda, esattamente quello che volevo dire. Rolf Reinecke abitava a Villa La Sfacciata ed è colui che si accorge del duplice omicidio di Giovoli, quindi dei due ragazzi tedeschi. Personaggio abbastanza particolare, diciamo, aveva delle armi che deteneva non proprio regolarmente, aveva questa filatura a pettine. Vigilanti, anche in questo caso, come dicevamo prima, nessuno gli chiede niente, ma dice sì sì, lavoravo proprio per Rolf Reinecke. Fanno le indagini e anche questa affermazione risulta non veritiera, perché in realtà hanno trovato la filatura a pettine presso cui aveva lavorato Vigilanti e non era quella di Rolf Reinecke, che mi pare, se non sbaglio, fosse alla Briglia, non proprio a Baiano. Ora non vorrei sbagliarmi, vado proprio a memoria. È l'ennesima dimostrazione in cui lui, pur essendo un presunto innocente, fa di tutto per attirare su di sé dei sospetti. Cioè, tu mi stai dicendo, in poche parole, che Vigilanti va a vivere a Baiano e che a Baiano, sino a poco tempo prima, c'era Salvatore Vinci. No, scusa, è il contrario, sono io che faccio confusione. E però, oltretutto, lui avrebbe lavorato in una filatura a pettine, in un carbonizzo di cui noi non conosciamo il nome, se lo conoscessimo non lo diremmo, che però è del Reinecke, è il Rolf Reinecke, quindi sarebbe questo tedesco di Germania, che non è l'amico di Lotti, ma che è questo signore ormai deceduto, che, se ricordo bene, venne in Italia per conto dell'azienda del padre, conobbe poi la signora che diventerà sua moglie e decidono poi di convolare a nozze, di mettere su famiglia, e a un certo punto poi le cose vanno un po' come vanno e il Rolf va a vivere proprio in una dépendance o in un appartamento a Villa La Sfacciata. La cosa singolare è che nell'83 lui è tedesco e lì di fronte vengono uccisi i due poveri ragazzi tedeschi, ma questo non vuol dire niente, no? Una delle tante coincidenze in questa vicenda, perché ci si potrebbe scrivere più di un libro solamente sulle coincidenze che si trovano leggendo di questa storia. Sì, è abbastanza particolare. Lui si fermò, dice nel verbale, mi fermai a vedere il furgone di questi ragazzi perché avevano la targa del mio paese. Ecco, questa cosa è abbastanza singolare. Ah, del suo paese, che vuol dire? Della Germania o proprio, che ne so, di Firenze, di Milano? Dice così, dice del mio paese nel verbale, credo della Germania, ecco, nel senso. Ma non gliel'hanno chiesto? Non lo sappiamo. Può darsi che non lo sappiamo, no. Ho capito. No, questo ci manca. Ma questo Reinecke era un tipo per caso alto, grosso, con il gli piaceva la caccia, cani, pistole, sì, non solo la caccia, muse. Sì, vabbè, sì. No, diciamo che si trovava bene in Toscana, ecco, mangiava e beveva bene, quindi gli piaceva mangiare e bere bene, e non solo. Mangiare bene un buon gustaio. E camminare, fare delle belle passeggiate sulle vie del Chianti. Non c'è ombra di dubbio. Certo. Ma a un certo punto però lui se ne va perché tutta una serie di cose non vanno esattamente come si aspettava. Ne parleremo magari in un'altra puntata. Sì, anche perché qui è lunga, perché poi ci sarebbe un bel collegamento con la Ghiribelli, con un sacco di cose, ma diventa un po' complicato da fare tutto in una sera. Almeno fino a mezzogiorno, invece noi all'alba dobbiamo interrompere la diretta. Ma no, non so neanche se qualcuno poi ha tutta sta voglia di ascoltarci per così tanto tempo. Secondo me sì, sei ottimista. Ma, okay. Scusami, io a Baiano, carbonizzo, filatura a pettine, ma non è che Stefano Baldi lavorava da quelle parti? Questa cosa non è stata accertata.
Quindi potrebbe essere una di quelle leggende del web che uno inizia a dire: io conoscevo Stefano Baldi, ero vicino di banco di Susanna Cambi, e poi può darsi. Nell'ultimo procedimento questa cosa non è stata accertata, non c'è. Quindi sarebbe una storia acefala. Dovremmo chiedere al Dibe, che magari il Dibe ci... Sì, non, ma più che al Dibe si potrebbe chiedere agli amici di Susanna Cambi e Stefano Baldi, che insomma hanno un'età che insomma ancora possono essere interpellati su questo aspetto, certo. Senza ombra di dubbio. E Stefano Baldi prima studiava medicina a Firenze. Mm-hmm. Sì. E Caccamo è medico. Sì. E Caccamo, tu vuoi fare dei collegamenti un po' troppo maliziosi. No, è perché erano così. Cioè, ma Caccamo ha fatto il medico da subito o prima ha fatto, che ne so... Faceva il medico generico e poi dopo diventa odontotecnico. Sì. Però cioè, di Francesco Caccamo se ne parla perché Vigilanti in più di un'occasione lo ha tirato dentro facendo delle affermazioni gravi essenzialmente, però di concreto su questa persona non c'è veramente niente. Ecco, nel senso, quello che Vigilanti ha detto riguardo a questa persona si è sgonfiato abbastanza velocemente, perché non c'è niente di concreto. Ecco, l'ho detto prima, certo. Lo ripeto, l'unica cosa che ci può risultare, la posso anticipare, vabbè, la diciamo dopo, lasciamo un po' di suspense, almeno andiamo lineari e magari non ci perdiamo per strada. Certo. Torniamo a Baiano, che è su questa briglia, su questa strada periferica, salutiamo gli amici di Prato e della Calvana, e periferica nel senso rispetto di Baiano e della briglia e compagnia cantante, è solamente periferica diciamo rispetto ai diritti del mostro, cioè non è via di Mosciano, è un po' sganciata, però sì. Abbiamo una serie di personaggi. Sì. E dopo che ha lavorato per questa filatura... Ecco. Cosa succede dopo? Succede che la Nazione, Cronaca di Prato, pubblica per quattro puntate, se non ricordo male, quella che è la storia del legionario Vigilanti, dove vengono raccolte le gesta di questo... Quindi ci hanno preceduti. Ci hanno di molto preceduti, ma secondo me è un po' diverso il tono. Cioè noi facciamo una cronistoria molto... neutra volendo, invece lì c'era una certa enfasi, questo era una sorta di romanzo, ecco, le imprese di questo legionario pratese, no, in realtà era ancora del Mugello che andava a combattere, ecco, il senso della patria, tutte queste cose, così, insomma, l'ho trovato un po' eccessivo come racconto, sinceramente, però vabbè, ci sta anche per interessare, per rendere più appetibile il racconto, si ecceda su certi tasti. Cosa capita dopo? Che dal 1972 al 1979 Gian Piero Vigilanti è alle dipendenze della società Ofisa Onoranze Funebri, per poi congedarsi nel 1980 quando inizia a percepire una pensione di invalidità dall'INPS. Aspetta un secondo, succede? Che non ho capito niente. Cioè, okay. Lui ha fatto il legionario sottufficiale alla mitragliatrice, poi è tornato in Italia, lavora la filatura a pettine e poi va a fare. Non ho capito va a fare onoranze funebri. Colui che guida l'auto e si occupa dei cadaveri nel momento in cui chiami un'agenzia per gestire tutte le pratiche relative alle onoranze funebri. Mm. Ma quindi è per caso quello che abbiamo visto nel film? In Amici miei c'è una scena in cui si vede, almeno questo lui ha riferito, io non sono riuscito, cioè ho guardato fotogramma per fotogramma ma non l'ho riconosciuto, l'autista dell'auto parrebbe essere Gian Piero Vigilanti.
sì. Ha fatto anche l'attore, più che attore, comparsa non, senza... Faccio una domanda cattivella. Ma oltre a Vigilanti in quel film, per caso c'è anche Ale Grandi? Non l'ho mai sentito dire da nessuno. Vabbè, mia, una... risulta nel cast? Hai guardato se come... No, no, è un dubbio che, ho, che mi è sempre venuto e che ho sempre avuto, e quindi ho deciso di esternarlo. Con... Ma perché Ale Grandi faceva la comparsa per film, per questo... Cioè, no, non si sa, non si sa. Vabbè. E io questo non lo so, però c'è una somiglianza, ecco, con questo non vogliamo dire niente, magari anche Ale Grandi era di Vicchio, Ale Grandi lavorava, diciamo che aveva, prestava attività di volontariato nella Misericordia, portava le ambulanze, magari... Sai, dove va un'ambulanza di solito c'è qualcuno che non sta proprio bene, e se dopo che non sta bene sta peggio, può darsi che si va a chiamare anche quell'altro. Magari si sono conosciuti, sono diventati amici, sono visti di Vicchio del 37, io del 30. Ti ricordi quando andavamo a scuola lì a... non mi ricordo come si chiama la scuola, comunque la stessa di Miranda. E magari da lì hanno deciso di... farsi questa giratina insieme, questo film insieme, ecco. Magari di Bernardo, che lui smanetta tanto con i software di riconoscimento facciale, così non andiamo a disturbare ancora una volta l'NSA, ci potrebbe dire se effettivamente i due erano membri partecipi di questo film. Va bene. C'è una cosa che accade prima del 72, quindi nel 71, quando Giampiero Vigilanti acquista un'auto. Quest'auto sarà abbastanza significativa, una Lancia Flavia rossa dal cofano ed il bagagliaio di colore nero, che detiene fino al 1986. C'è una dichiarazione che rilascia al Gazzettino del Chianti, che lo intervista, in cui lui riferisce: ho posseduto una Lancia Flavia rossa. Se fa riferimento alla macchina rossa vista a Vicchio prima del delitto di Piero Ontini e Claudio Stefanacci, può essere anche la mia. Lì, a pochi passi dalla piazzola, abitava mia madre. A trovarla ci andavo in macchina. Un'altra volta, come dicevamo prima, cerca di attirare su di sé dei sospetti anche quando non ce ne sarebbe affatto motivo. Cioè, nel senso, l'ennesima volta che un presunto innocente, certo, si dà veramente da fare per risultare colpevole alla fine. Perché, nel senso, perché devi dire che la tua auto è stata vista contemporaneamente alla commissione di un omicidio? Tra l'altro, quell'auto fu poi individuata, apparteneva ad un pescatore e non aveva niente a che vedere con la dinamica e con l'omicidio di Piero Ontini e Claudio Stefanacci. Quindi, cioè, è un... tu stai dicendo, l'auto rossa con cofano, sì, nero, vista dal famoso testimone, forse era il Pistoiese, a Vicchio, alla fine si scopre essere di un pescatore. Esatto. Ma contemporaneamente, perché Vigilanti questo non lo può sapere, e gli dichiara: quella macchina era la mia. Sì, dice, se l'avete vista, quella macchina era la mia. Che motivo c'è di dirlo? Ecco, sembra quasi di volersi accusare di qualcosa prima ancora che qualcuno lo additi di qualcosa, ecco, nel senso, tra l'altro, questa era un'intervista ad una rivista, a una pubblicazione, ecco, che motivo hai di dire una cosa così? È curioso, no? Come aspetto. Certo. La stessa auto, un'auto rossa viene vista anche la notte del duplice omicidio delle Bartoline, quindi sempre Calenzano, un'auto rossa, quindi non l'auto di Giampiero Vigilanti. C'è un appunto dei carabinieri del 27 ottobre 1981 relativamente ad una circostanza che è riferita da due testimoni che si trovavano a passare sul ponte sulla Marina. Sono abbastanza note le due persone, Rossella P, io non dico i cognomi perché magari non vogliono essere nominati, e Giampaolo T. Il verbale relativamente a queste dichiarazioni inizia così. La sera del 22-23 ottobre 1981, mentre rientravamo da Calenzano Le Croci, per accorciare la strada
passavamo per Travalle, giunti al ponte che divide le strade con Via dei Prati e quella che porta all'incrocio del nome di Gesù, verso le 00:30 incrociavano un Alfa Romeo GT di colore rosso chiaro, che, proveniente dal senso opposto di marcia, impegnava il predetto ponte a forte velocità, tanto che il ragazzo, che guidava la sua auto, era costretto quasi a fermarsi per evitare la collisione. In quel preciso momento gli puntavano i fari nel viso e potevano scorgere che l'uomo che era alla guida dell'Alfa Romeo GT poteva avere 45-50 anni, stempiato, viso rotondo, quasi senza capelli, con occhi grandi e scuri, e sembra che vestisse di scuro. Il cofano anteriore della macchina di colore più scuro, sempre rosso. Sono stati eseguiti identikit e photofit. Questo è abbastanza famosa, insomma, come dichiarazione, anche perché poi appunto il principale identikit che gira del mostro di Firenze fu realizzato grazie alle indicazioni di queste due persone. È vero che ce n'è più di uno di identikit dell'uomo di Statanzano? Ce ne sono, sì, ce n'è più di uno, è vero. Ne è stato diffuso uno dalla stampa essenzialmente, però ne fu fatto più di uno. A me ne risultano tre, due identikit e un photofit. Photofit, esatto. Ma però è strana questa cosa, cioè Stefano Baldi a quanto pare ha lavorato alla Briglia di Vaiano, abita a Travalle, la fidanzata Susanna Cambi, la mamma ha un negozio che, se ricordo bene, è in via Faenza, dalle parti di Piazza Valfonda. Sì, è vicino alla fortezza, da basso. Ecco. Attraversa. Abbiamo la fortezza che ritorna, via Valfonda che ritorna, ho capito. Ma, e quindi, però, alla fine, vicinanti, mi sembra di capire che lui ha lavorato fino a 49 anni. Ha avuto sicuramente una vita intensa, perché all'epoca le persone che si occupavano delle salme lavoravano anche di notte, quindi magari venivano disturbate nel cuore della notte, quindi un lavoro stressante. Ha avuto poi sicuramente degli anni difficili anche nella buca che gli hanno scavato i Viet Minh, poi in Algeria, poi con gli arabi a Marsiglia, insomma, anche prima la fortezza mi sembra che non andava tutto rose e fiori. Magari a 49 anni ha deciso di mettersi in pensione, ne ha avuto la possibilità e magari si è ritrovato con un po' di tempo libero, un po' di noia magari. Infatti subito dopo, nell'ottobre 84, acquista una pistola, una High Standard calibro 22, di cui accenna in un verbale del 16 settembre 85. Non sono cacciatore, leggo un pezzettino, due righe, non sono cacciatore, ho come unica arma la pistola calibro 22 che voi avete visto, da me acquistata nell'ottobre 84, utilizzata presso il poligono di tiro. Sono andata a sparare al poligono di Prato nel mese di luglio, prima che questo chiudesse per ferie. Prima dell'acquisto della pistola mi recavo presso il poligono esercitandomi con le pistole in dotazione al citato ente. Prima di questa pistola non ho mai posseduto altre armi. E la turca? Dopo lo dice. Questa è indicativa, è interessante, perché dopo in realtà si contraddice. Prima di questa pistola non ho mai posseduto altre armi, facendo riferimento al periodo da quando sono in Italia, perché chiaramente quando faceva il legionario le armi le aveva però non erano sue, alcun dubbio, senso, no? Però non erano sue, non le ha possedute, le ha detenute e utilizzate. Contemporaneamente c'è la prima perquisizione presso l'abitazione di vigilanti, sollecitata da tutta una serie di motivi. Il verbale. Perdonami, Francesco, volevo farti questa domanda. Quindi, vigilanti non ha niente a che fare con la storia del mostro fino al 16 settembre 1985, quando, qualche giorno dopo il delitto degli scopeti, il maresciallo Amore, nucleo operativo di Prato, sì, che ha appena sentito un altro personaggio molto interessante, sì, dice, col tenente Fichera, dice: vado però sotto a vigilanti, perché uno che va in giro di notte col cane, fa orari strani, non si capisce mai che fa, no, lo va a sentire. Quindi
Il motivo per cui Vigilanti entra tutto sommato nelle indagini, nonostante la macchina rossa di Vicchio, nonostante la macchina rossa col cofano nero di Travallo di Calenzano, pare che non se ne sia accorto nessuno che lui aveva quella macchina lì. Sì, no, vabbè, certo. Però sì, no, sì. Il maresciallo Amore a un certo punto dice: ma vuoi vedere che questo qui è più interessante di quanto non si pensi? È più interessante di quella guardia giurata che adesso gli stiamo col fiato sul collo? Sì. E allora mollano la guardia giurata e vanno sul legionario. Sì. Inizia questa perquisizione presso la casa ubicata al cantiere di Gian Piero Vigilanti e il verbale inizia in modo abbastanza indicativo rispetto a quello che erano le intenzioni. Alle ore 7:30 di oggi, 16 corrente, ci siamo portati presso l'abitazione di Vigilanti Giampiero, in quanto il predetto, da accertamenti svolti, poteva identificarsi nel noto mostro di Firenze. Ecco, non è che vanno tanto per il sottile, quello cercavano essenzialmente. Nel corso dell'operazione viene rinvenuta chiaramente la pistola calibro 22 ai standard di cui dicevamo prima, ma anche tutta una serie di giornali relativi alla vicenda del mostro di Firenze, quindi ci sono articoli di giornale relativi a Piero Mucciarini e Giovanni Mele, che erano stati indicati come mostri di Firenze, ma anche relativi alla strage mafiosa neofascista avvenuta il 23 dicembre 1984 presso la Galleria dell'Appennino ai danni del treno rapido 904, articoli relativi alla tragedia dell'Aisel, nonché notizie relative al delitto degli scopesi. Probabilmente devono essere rimasti un po' perplessi coloro che hanno partecipato a questa perquisizione, tant'è che viene richiesta una perquisizione anche presso l'abitazione della madre di Gian Piero Vigilanti, residente a Vicchio di Mugello, a Caselle, come dicevamo prima, anche perché lo stesso Vigilanti dice di frequentare molto l'abitazione della madre. E qui vengono fatte degli accertamenti, vengono trovati anche qui dei ritagli di giornale, secondo me anche più interessanti rispetto a quelli che vengono trovati a casa di Vigilanti, al cantiere. Vengono trovati degli articoli di giornale relativamente all'uccisione di Clelia Cuscito e Giuseppina Bassi, che sono due delle quattro prostitute che dall'81 all'85 vengono uccise a Firenze. Sono i cosiddetti omicidi collaterali, che però secondo me tanto collaterali non sono, perché hanno ben poco a che vedere con le dinamiche omicidiarie del mostro di Firenze. Ma Giuseppina Bassi per caso era quella, l'ex ballerina modella che stava con lo spacciatore di Prato? Sì, lei. Sì. Vengono trovate notizie relativamente al duplice omicidio di Claudio Stefanacci e Piarontini, quindi l'omicidio del 1984, ma soprattutto viene trovato un articolo del 17 settembre 1974 relativo all'omicidio, il secondo duplice omicidio del mostro di Firenze ai danni di Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini. Perché dico che è interessante? Perché ho capito dove vuoi andare a parare. Allora non lo dico. No, ho capito, però ti chiedevo, spiega bene questa cosa e noi ti ascoltiamo. Non so se sono in grado di spiegarlo bene, però diciamo che si riuniscono tutti gli omicidi del mostro di Firenze dopo il delitto di Baccaiano, nel senso era rimasto scoperto il 68. Il 74 era abbastanza distante rispetto all'81-82. Che una persona abbia messo da parte fin dal 1974 un articolo relativamente agli omicidi del mostro è una cosa singolare, ecco, voglio dire questo, almeno singolare. C'è da dire che era avvenuto a Borgo San Lorenzo, quindi in una zona molto vicina a quella dove, scusate, mi è arrivato un messaggio, a quella dove lui abitava, e quindi probabilmente era anche interessato da questo punto di vista. Ecco, infatti lui nel verbale che fu redatto successivamente alla perquisizione dice:
Io normalmente i giornali, dopo averli letti, li butto via. Mia moglie, invece, quando vi sono notizie particolari, è solita conservarli. In particolare, ha conservato i giornali che hanno parlato del duplice omicidio di Vicchio verificatosi nel 1984, in quanto, essendo originario della zona, conoscevo di vista la famiglia Stefanacci. Ecco, magari, essendo della zona, conosceva anche qualcuno che aveva avuto rapporti con Gentilcore Pettini. Ecco, questo possiamo dirlo in tutta tranquillità. Ecco, senza posso fare una domanda stupida? Ma non è che sono domande stupide. No, io invece sono specializzato in domande stupide, quindi me ne arrogo no, la paternità. Esistono risposte stupide, domande stupide non sei mi sempre troppo gentile. Ma le caselle c'entrano qualcosa con la storia del mostro, cioè la frazione Caselle? Allora, io ti conosco, Emanuele, quindi so dove vuoi andare a parare, ma soprattutto ti conosco perché da quando ci frequentiamo, ci sentiamo e ci conosciamo, sei stata una delle poche persone che mi ha fatto notare tutta una serie di collegamenti che magari sfuggono ai più. No, tu sei non troppo gentile, che... io... No. Non dico che questi collegamenti poi abbiano realmente a che fare con la vicenda del mostro di Firenze, però appunto, anche come dicevamo prima, si fanno delle congetture, si fanno dei collegamenti nel tentativo di riuscire a dipanare un po' la matassa, che è sempre troppo complicata da comprendere. Sì, Caselle è interessante, però io... Cioè, non ne possiamo parlare. No, non me la sento neanche di... Come ti dicevo prima, cioè io sarò un io po' chiedo, poi tu sai. Fai bene, però sarò anche eccessivamente pragmatico, però mi riesce veramente difficile non attenermi ai soli dati concreti, perché sono talmente pochi in questa vicenda, ma davvero pochi, con Edoardo Orlandi, che anche tu conosci e ti saluta. Lo diciamo spesso, in questa storia di certo ci sono i 16 ragazzi morti, tutto il resto purtroppo è filtrato dai verbali, che certo, è comunque, per quanto può essere oggettivo, un punto di vista. E quindi ecco, lanciarmi in collegamenti un po' troppo arditi è una mia incapacità, e ammetto questa cosa, perché nel senso è utile anche in certi momenti cercare di trovare delle cose che possano portare a una destinazione, però purtroppo in questo non sono molto, non penso essere molto utile. Tu sei sempre molto intellettualmente onesto. No, in realtà dico la verità, è vero così. Allora, io però ti devo fermare, quindi bevi pure un paio di bicchieri d'acqua, anche una litrata, okay, perché ho 7 domande per te. Ma Vigilanti non aveva una pistola turca? Allora, di questa qui, sì, però me l'ero segnata di parlarne dopo, perché... Ah, allora parliamone dopo. A un certo punto accade qualcosa di particolare a queste pistole, quindi nell'occasione magari citiamo tutte le armi detenute dal buon vecchio Vigilanti. Ma Giampiero, prima di acquistare la Beretta calibro 22 High Standard nel 1984, che l'acquista di terza mano, mi pare di ricordare, no? Lui non ha pistole. Questo è quello che lui dice inizialmente, poi in realtà aggiunge una dichiarazione successivamente che contraddice questa dichiarazione. Sì. Ricordiamoci sempre che parliamo di una persona... Novantenne, insomma. Che non è più giovanissima, no? A volte anch'io faccio fatica a ricordarmi che cosa ho fatto ieri, e figuriamoci quando avrò 90 anni, ma non mi ricorderò. Ma soprattutto, scusami se ti ho interrotto, averla, la verve che lui ha in quasi tutte le interviste che abbiamo visto negli anni in cui era sotto i riflettori della procura. Cioè, io sono rimasto più di una volta sorpreso, perché a parte l'assoluta tranquillità di avere a che fare con giornalisti, telecamere, sembrava veramente a casa sua,
una persona di spettacolo. Beh, mancata. Meglio con le telecamere che con le formiche rosse della buca di Saigon, no? Sembra di dubbio, certo. Ma e quindi questa calibro 22 che compra nell'84, prima di chi era, lo possiamo dire o non si può? Diciamo dopo, perché diciamo. Sennò andiamo... no, perché sennò... Ma questa calibro 22 può essere compatibile con i delitti del mostro? Questa high standard? Allora, l'ultima perizia balistica che è stata richiesta dalla Procura della Repubblica di Firenze nel procedimento a vigilanti lo esclude categoricamente. Dice che i bossoli espulsi e i proiettili espulsi dalla high standard hanno delle tracce. Esatto, un passo di rigatura ben diverso rispetto a quelle che rilascia una Beretta calibro 70, che è quella indicata per essere l'arma del mostro. Ecco. E quindi anche il famoso proiettile, quindi la famosa palla trovata nel cuscino di Scopetti, quella che tanto l'avvocato Adriani voleva reperire, diciamo perché, mica perché si era fissato quella palla, si era fissato, cioè giustamente lui diceva che quella lì, siccome non ha tramiti probabilmente ossei, probabilmente è integra, quindi abbiamo una bellissima rigatura sulla palla. Anche quella lì non c'entra niente con la high standard. Quella palla lì ci ha permesso di capire molto meglio la storia poi delle munizioni del mostro. Sì, senza ombra di dubbio. È una cosa curiosa questa, perché nel 2012, lo dico non per fare promozione, perché è un libro uscito 8 anni fa, però quando abbiamo pubblicato il libro con Vieri, decidemmo di scriverla questa cosa, perché nel verbale di perizia autoptica del dottor Maurri c'è scritto proprio che presumibilmente un proiettile è ancora rimasto, uno nel piumone ed uno nel cuscino. E noi, quando abbiamo letto questa cosa, ci siamo detti: ma come presumibilmente? Cioè, non sono andati a vedere se all'interno del piumone e del cuscino è rimasto un proiettile. Ah, quindi è anche colpa tua se hanno trovato il proiettile. Diciamo che l'avvocato Vieri Adriani, quando ha fatto l'esposto di cui parleremo successivamente, questa cosa l'ha indicata. Ricordo che il magistrato che si occupava delle indagini, una volta all'avvocato gli disse: abbiamo avuto fortuna. Ecco, fu anche per lui un momento di entusiasmo. Ecco. Beh, però direi ci sembrava, a volte, come direbbe l'amico del Giampiero, no? La fortuna ride, premia gli adagi. Esatto, sì, mettiamola così. Volevo chiedere questa cosa. In occasione dell'attentato del 23 dicembre 1984, c'è per caso un pensionato che, passando successivamente al delitto, viene forse liquidato perché ha visto qualcosa? Tu mi fai questa domanda perché sai benissimo la risposta. No, io ignoro completamente di cosa stiamo parlando. No, questa è una domanda suggestiva. Non possiamo parlarne. Come si dice? No, possiamo parlarne, però secondo me esula un po' da questa cosa, e di storie da raccontare ne abbiamo ancora abbastanza. Insomma, io non so quanto, lo dico per voi, nel senso, come dicevo prima, è la mia passione, per me è come andare a giocare a biliardo, a giocare a calcetto, per cui andiamo. Ci sono persone che mi scrivono velocissimo. Allora, e ti chiedo: ma Pasquino Corso, scusate, facciamo finta che non ho fatto il nome. Il compagno della Giuseppina Bassi, sì, correva in auto? Cioè, può essere che, se è vero che Giampiero Vigilanti correva in auto, andava al Mugello. Così si dice. Però, allora, una cosa curiosa, una cosa particolare riguardo a questa persona, è che, almeno personalmente, ma a leggere da quelle che sono le domande che gli fanno gli inquirenti, anche loro sono rimasti un po' sbalestrati, è che a un certo punto non si capisce più ciò che è vero, ciò che è avvenuto e ciò che avrebbe voluto che avvenisse. E quindi tu già sei andato alla grande.
Ma lì sono cose avvenute, qui lì è, si tratta di fatti veri. Certo. No, in realtà... Io, perdonami Francesco, ti faccio raccontare un po' di frammenti, no? E dopo ti fermo in maniera tale che mentre io ti faccio le domande, il pubblico da casa ha tempo di macinare tutte le informazioni che tu stai dando. Poi ricordiamo che tanto la puntata è registrata, quindi se magari non tutto è fruibile nell'immediatezza dei fatti, la si può riguardare poi con calma. Ecco. Io ho visto la puntata che hai caricato, così intanto facciamo un po' un break, hai dedicato una nuova puntata a Mario Spezzi, hai un po' raccontato in un servizio direi giornalistico i fatti, schivando come la peste i commenti che invece gli pseudo giornalisti ne vanno matti. E in questa puntata che tu hai dedicato a Mario Spezzi, che hai caricato proprio qualche giorno fa sul canale dedicato alla parte giornalistica della storia del mostro di Firenze, c'è una cosa che mi ha colpito particolarmente, la facilità con la quale tu parli di questi argomenti. E ne parli, no? Oh, Emanuele, scusami, comunicazione di servizio. È caduto, è arrivato il caffè? No, in radio ci siamo, ma è caduto YouTube. Perché ogni tanto loro hanno dei problemucci. Ripartiamo fra qualche secondo anche su YouTube, eh? Ah, vabbè. Allora abbiamo fatto bene a prenderci questa pausa caffè. Esatto. Vai. Grazie. Perché in radio siamo, in radio ci siamo. Ok. Oh. E quindi praticamente la cosa è questa, io perché cerco di fermarti a volte? Perché tu sei un po' il Maradona del mostro di Firenze, cioè tu fai delle cose che per te sono normalissime, no? E le fai con disinvoltura, con grazia, con eleganza, una dietro all'altra, con una sequenza e una velocità da fare invidia a Pelé, e invece poi le altre persone per starti dietro, no? Devono dire no, aspetta, come a scuola calcio, no? Come i Pulcini che facciamo vedere tutto al rallentatore, no? Per insegnare il dribbling, lo stop di petto, lo stop a seguire, la diagonale, eccetera. E allora io ti rallento un po', no? Ti mando in moviola per dare il tempo ai nostri amici da casa di capire di che cavolo stai parlando. E riguardando la puntata che hai caricato su Mario Spezzi, io invito tutti quanti a guardare 3-4 volte, soprattutto la parte iniziale in cui Francesco ci dà quella mole di dati, perché è molto interessante. Secondo me lui ha detto un sedicesimo delle cose che sa, e se noi ne capissimo almeno la metà avremmo capito uno spicchio importante di questa brutta storia. Ma volevo chiederti allora se il patron Bronzi dalla postazione generale di comando dell'Enterprise ci conferma che siamo tornati in onda sul tubo. Ancora un minuto. Ah, ok, allora parliamo delle vacanze nel frattempo, così ammortizziamo. Magari dammi tu il via, così non perdiamo nulla. Appena sono pronto ti do l'ok. Comunque in radio ci ascoltano. Lo so, ma non vorrei che dopo perdiamo i contenuti di Francesco per i motivi che diciamo prima, che dopo arriva quello che dice ma come mai hanno parlato della Pantera? Come mai sono andati a parlare di, che ne so, di Villa Cidro? Mancherebbe solo Villa Cidro, guarda. Sei mai stato a Villa Cidro, che tu ti ricordi? No, non mi ricordo. No. Neanche io. Volevo chiederti questa cosa qui. Quindi, facendo un po' un riassunto. Noi di vigilanti in realtà non abbiamo nessuna evidenza sino a questo evento dell'85. Nell'85 c'è un intervento del maresciallo Amore che ha notato la presenza del vigilante di notte con il suo cagnolone, la macchina in qualche modo poteva anche aver avuto a che fare con precedenti avvistamenti, e dice questo è un tipo sospetto, io intanto ricerca armi e lo vado a perquisire. A casa sua trovano dei giornali che tu ci hai detto, no? Sono riconducibili a questi fatti, bim bum bam. Faccio una domanda proprio, entro a forbice. Ma per caso c'era qualche lettera che mancava, ritagliata? No, in realtà no. No, no, no. Quindi vabbè. No, no. Magari, cioè magari non per lui, però
magari perché almeno risolvevamo questo incredibile mistero che ci portiamo avanti dal 68, certo. Ecco. Quindi, ci levavamo qualche dubbio. Perché i giornali non, certo, sono fatti di cronaca che uno ha conservato. Sono così, suggestioni, via, mettiamola così. Ah. Ecco. Quindi praticamente fino all'85 questa è la storia. Quindi nell'85 ci sono varie persone che vengono avvicinate, perquisite, sentite. C'è Pietro Pacciani, c'è Giampiero Vigilanti, ci sono diversi metronotte, ci sono giornalai, edicolanti, capostazioni, ferrovieri, preti, guardie giurate, saltimbanchi e chi più ne ha. C'è anche un, mi ricordo, un senza fissa dimora, un cartolaio. Emanuele, scusami, ragazzi, comando. Scusatemi, siamo in, di nuovo in onda anche su YouTube. Oh, a questo momento, perfetto, grazie. Perfetto, grazie Daniele. Prego. E quindi nell'85 tantissimi vengono avvicinati da nuove perquisizioni. Tra questi c'è anche Vigilanti. Quindi magari il mostro ha smesso perché si è, in qualche modo gli inquirenti si sono avvicinati. È la stessa cosa che dicono di Pacciani, no? Nel momento in cui le indagini si avvicinano a lui, lui smette di uccidere. Poi sono 74, mi pare, i personaggi che vengono per la prima volta avvicinati da indagini dopo il delitto degli Scopeti. Quindi magari tra quei 74 c'è quello giusto, o magari il cugino, l'amico, il fratello, la sorella. È quello che io mi auguro, sinceramente, perché ormai insomma l'ho detto e l'ho scritto più volte. Spero che nelle carte ci sia il nome di questa persona. Come probabilmente si sarà intuito, faccio fatica ad immaginare Pietro Pacciani, Mario Vanni e Giancarlo Lotti sulle scene degli omicidi, e quindi penso che per la legge dei grandi numeri questa persona sia stata probabilmente sfiorata dalle indagini ma mai approfondita, quindi sì, mi auguro, ecco, nel senso, anche Nino Filastollo dice, ecco, prima o poi questa persona verrà fuori perché non può morire con un peso di questo tipo, magari, mi piacerebbe che fosse magari. Giusto, magari, esatto, magari. E quindi dall'85 e in poi, okay, di Vigilanti non si sente più parlare, di Mostro di Firenze non si sente parlare, esatto, ma non ci sono più delitti. E dopo che succede? Si sente parlare perché ci sono delle indagini in corso e perché il capo della SAM, Ruggero Perugini, ha chiaramente inquadrato un personaggio che sta a Mercatale. Quindi insomma Pietro Pacciani, tutto quello che riguarda le indagini relative a Pietro Pacciani, le perquisizioni, viene rinviato a giudizio, sappiamo tutti come è andata a finire poi quella storia, insomma, condannato in primo grado, assolto in appello, in attesa del nuovo giudizio d'appello, decede presso la sua abitazione. Però quello che io volevo affrontare in questo momento era il processo a Pietro Pacciani presso la Corte di Assise di Appello presso la Corte di Assise di Firenze, presidente Enrico Ognibene, il 12 luglio 1994, come dicevamo prima, viene sentito il maresciallo dei Carabinieri di Prato, Antonio Amore. Il dottor Amore riferisce su tre circostanze in modo particolareggiato, ovvero la perquisizione a cui è stato sottoposto Vigilanti, di cui dicevamo prima, quindi il rinvenimento delle cartucce Winchester serie H, mi sa che abbiamo abbiamo detto tutto, ma anche il rinvenimento, ho fatto un po' di casino, scusate, il rinvenimento in data 30 settembre 85 di 30 cartucce Winchester serie H calibro 22, in una strada che collega Poggio a Caiano a Carmignano. Questo, il luogo dove furono trovate queste cartucce, distava circa 200 metri dalla locale agenzia dell'Ofisa, ed è una suggestione il fatto che Vigilanti avesse lavorato presso la medesima azienda di onoranze funebri. Via del Gaio. Esatto, c'è poi un episodio, sempre il maresciallo Amore racconta di un episodio
relativo a una guardia giurata che si presenta presso il comando dei carabinieri e fece mettere l'11 settembre 85, quindi praticamente pochi giorni, il giorno in cui fu scoperto l'omicidio di Scopeti, fece mettere a verbale nell'estate del 1981, mentre mi trovavo a sorbire, curioso che gli abbiano fatto scrivere sorbire un caffè, presso il bar sito in località licenza. Nome di Gesù, vabbè, ma i verbali dei carabinieri hanno sempre questo genere di licenze. Calenzano, adesso, il bar presso il nome del Gesù non è quello della strada? Sì, è vicino, molto vicino. Venivo avvicinato da un tale che io non conoscevo e che stava bevendo una birra al banco. Questo tizio, vedendomi in divisa, si avvicinava a me e mi fece alcune domande sull'arma in dotazione che tenevo nella fondina. Per farmi capire che anche lui si intendeva di armi, mi mostrò tre proiettili calibro 22 long rifle, piuttosto vecchiotti ed ossidati. Mi disse, ossidati. Li vuoi, tanto io a casa ne ho altri 5 o 600. Io li presi, li misi in tasca e me ne andai. Poi nel verbale questa guardia giurata descrive quelle che sono le caratteristiche di questa persona che gli ha regalato mentre stava sorbendo un caffè questi proiettili. Cioè, perdonami Francesco, se ho ben capito, tu ci stai dicendo, guarda che fosse, se il 16 settembre il maresciallo Amore è andato a sentire i vigilanti, è perché l'11 settembre la guardia giurata, di cui non facciamo il nome, anche per questo motivo, questo era uno dei motivi, in realtà vigilanti aveva anche delle segnalazioni, ecco, c'erano i vicini di casa che era stato segnalato per altri motivi. Spieghiamolo ai nostri ascoltatori, no? Parliamo di questa guardia giurata, che è molto interessante, ne parleremo nella nostra puntata poi del 28, sarà dedicata praticamente tutta quanta a lui, perché grazie a Francesco abbiamo avuto modo di avere finalmente un verbale pulito su questa persona e abbiamo fatto una serie di approfondimenti. E quindi Francesco ci sta dicendo, questo signore che fa la guardia giurata, l'11 di settembre, quindi 2 giorni dopo il delitto degli Scopeti, va al nucleo operativo di Prato, dove c'è il tenente Fichera e il maresciallo Amore, e gli dice, guardate che, bim bum bam. E questa persona che io ho visto quindi nell'estate dell'81, dove? Nel bar presso Travalle, perché siamo lì, no? Via del Gesù. La zona è quella. Dà una descrizione, alto, con pancia in fuori, rossiccio. Sì, dice, se non lo ricordo al 100%, altezza 1,80 m, corporatura robusta, con un po' di pancia in avanti, le spalle più larghe delle mie, viso abbastanza rotondo, gote rossicce, i capelli molto corti, tirati indietro, color biondo rossiccio, senza barba e né baffi, non aveva occhi azzurri e non aveva cicatrici sul volto. Il collo normale era abbastanza stempiato, accento verosimilmente toscano, non accentuato. Cosa succede? Domanda, che beveva sto signore? Non beveva niente, mi pare, non mi ricordo. C'è un'altra occasione. Una birra? No, io mi ricordo l'intervista che gli hanno fatto gli amici di Siena News, in cui beveva, però vigilanti, una spuma al cedro, mi par di ricordare, è abbastanza, che non gli piace, fa una scena abbastanza divertente, via, mettiamola così, in una situazione drammatica. Sì, vabbè. Cosa succede successivamente? Ecco, dicevamo, dopo che il maresciallo Amore ha deposto durante il processo a Pietro Pacciani, il 22 novembre 94 fanno una nuova perquisizione presso l'abitazione di Giampiero Vigilanti. E cosa succede? Succede, scusami, che vengono. Che giorno? 22 novembre 94. Vengono rinvenute e sequestrate 176 cartucce Winchester con il fondello marchiato con la H, calibro 22. La cosa curiosa è che non erano state trovate nella precedente perquisizione, per cui o la perquisizione non era stata fatta esattamente con tutti i crismi, oppure magari erano state occultate o tenute altrove. Il legionario, l'ex legionario, si difese sostenendo di averle acquistate
al poligono di Firo, perché chiaramente era amante delle armi, così, ma si scopre che dalla Winchester si apprese che quei proiettili non erano più prodotti dal 1981, per cui doveva averli comprati, se non nell'81, negli anni successivi, ecco, nel senso, è difficile trovare in vendita cartucce nel 94, 93, 92, di 10 anni prima. Però, ecco, io faccio la domanda, l'esame merceologico ha confermato che si tratta di punzonatura VK51? Te vai a spiegare, è curiosa questa cosa, vai a spiegare chi sono Rolf Reinecke e Baldi e Cambi, però poi dai un dettaglio così difficile che i nostri ascoltatori diranno: cosa sta dicendo Emanuele Sant'Andrea? L'ho chiesto perché va bene la serie H, no? Che poi non è una serie H, in realtà c'era l'H di Henry, perché era il fondatore della Winchester, certo, no? Esatto. Però ognuno di queste scatole di proiettili, quando venivano prodotte, avevano praticamente un sistema di punzonatura. Perfetto. E quindi noi, grazie alle perizie degli esperti della materia, che noi non siamo, noi ci limitiamo a leggere, ci dicono che, guardate, che le munizioni del mostro sono i 51 proiettili, guarda che bizzarria, i 51 bossoli, sono tutti e 51 appartenenti a un unico lotto di bossoli, che è chiamato VK51, il quale è stato prodotto nel 1966, se ricordo bene. Sì, e allora mi sono chiesto, hanno confrontato se questi trovati a vigilanti erano VK51? Non si sa. Hanno confrontato perché... quelli di Poggio a Caiano, sì, se erano VK51? Hanno confrontato quello di Santa... perché, cioè, dire serie H, in realtà, noi dobbiamo dirla sta cosa, non vuol dire niente. Certo. L'H è la marca. Sì, ma poi ne venivano prodotte a... erano proiettili fare, ecco, economici, questi qua servivano per il tiro sportivo, quindi ce n'erano quantità industriali. Ho capito. Quindi, allora, negli atti non c'è, poi se sia stato fatto questo accertamento... Certo. È segretato, perché non è nel fascicolo del PM. Non è dato sapere, quello, esatto. Non è nel fascicolo del PM, è segretato. Ma tu, sì, che tu sappia, questi proiettili, queste cartucce qua che hanno trovato, hanno a che fare con i delitti oppure niente? Non lo possiamo dire. Non lo possiamo dire. Non abbiamo elementi per poterci schierare, certo, dall'una o dall'altra parte. Certo. No, noi stiamo dicendo questa cosa, no? Fatico, me ne rendo conto, ma... Noi diciamo questa cosa perché magari chi ha fatto la perizia merceologica sul VK51, no, che è il famoso punzone, magari oggi si occupa di altro o non c'è più, ha cambiato paese e città. E allora quelli di oggi gli diamo uno spunto, no? VK51. Ma quindi, vigilanti, a un certo punto io mi ricordo che, fatta questa perquisizione, poi lo ritroviamo in TV, però, quindi riesce di nuovo di scena. E lo ritroviamo questa volta in TV, ospite di Enrico Ruggeri, alla trasmissione Il Bibio. Però questo successivamente, perché sì, cioè nel 2005 lui partecipa a questa trasmissione di condotta da Enrico Ruggeri su Italia 1, dove racconta quella che è stata la sua esperienza da legionario. Non solo, racconta anche che la vicenda del mostro di Firenze a lui gli ha portato fortuna, e non solo fortuna, gli ha portato anche i soldi, perché in pratica, appunto, ti dicevo, questa notizia era uscita precedentemente, perché già dal 12 settembre 1998 esce su alcuni quotidiani la notizia secondo la quale Vigilanti sarebbe divenuto milionario grazie appunto alla vicenda del mostro di Firenze, perché la popolarità raggiunta con alcuni articoli di giornale ed un servizio della CNN, lui dice, lo hanno ricongiunto ad un vecchio parente americano che, una volta deceduto, gli avrebbe lasciato niente po' di meno che 18 milioni di dollari. Questa è la storia che lui racconta, esatto. Ci sono tutta una serie di contraddizioni, e come dicevo prima, ci sta anche perché, insomma, non parliamo di un ragazzetto
ventenne, quindicenne, insomma è una persona che ha la sua età e quindi ha la propria età e quindi ci sta di sbagliare, però è curioso appunto che dica una diversa data di arruolamento in legione, 53, 48, lo zio da cui... traumatica da stress? Molto probabile, potrebbe anche darsi. Il parente americano da cui avrebbe ereditato, a volte uno zio, a volte un cugino, a volte il figlio di un fratello del nonno, a volte la residenza di questo Joe è negli USA, a Newark, a volte è nel New Jersey. Giove dell'acqua. Non scherziamo, a volte è nel Connecticut. Se ti querelano, io non voglio sapere niente. No, dico, non c'entra niente. No, chiaramente no. Già faccio fatica a vederlo coinvolto senza bisogno di Giampiero Vigilanti, figuriamoci se. No, abbiamo detto, io ho fatto la domanda tattica preventiva. No, certo, perché sennò poi qualcuno avrebbe detto: ma allora loro alludevano a Joe. Non è Joe, anzi, no, Joe, ma non sarà mica il famoso Joe. Io di Joe Bevilacqua ne so veramente poco perché non sono riuscito ancora ad applicarmici. Ecco, è un filone di indagine che in realtà indagine non ci sono, che non mi appassiona. Ecco, al momento io ho avuto i vari momenti, cioè il periodo Compagni di Merende, il periodo dei Sardi, il periodo Narducci, perché di volta in volta trovavo magari degli spunti da approfondire. Questa pista qua, se è una pista, non mi riesce, non ci sono neanche tanti dati, ecco, nel senso dovrebbe uscire un libro, avevo letto da qualche parte, che comprerò per approfondire questa lacuna. Ma adesso ci faremo raccontare poi meglio tutto dall'amico Francesco Amigone. Ma e quindi? Volevo dire un'altra cosa riguardo alle contraddizioni. Poi l'eredità, c'era la presa, questi 28 milioni di dollari? O Non solo queste cose qua non tornano. Le indagini hanno accertato che la CNN non si è mai occupata di Giampiero Vigilanti. Addirittura. Adesso uno può dire, magari... Non era la CNN, era un altro canale, la CBS, ricorda la NBA, l'NBA, esatto. Non solo, in un articolo della Nazione Giampiero Vigilanti dice che ha chiesto di essere aiutato nel recuperare questa eredità ad un avvocato che si chiama Antonio Caputolo. Sono state fatte delle ricerche e non esiste nessun avvocato Antonio Caputolo presso l'elenco nazionale degli avvocati istituito dal Consiglio nazionale. C'è da dire che Vigilanti chiese aiuto anche a Fioravanti, l'avvocato che è stato lo storico avvocato di Pietro Pacciani. Però, salutiamo, so che a volte lui è Alessio, il figlio ci sta vedendo e ci sta ascoltando, infatti l'ha scritto che si era rivolto a suo papà. Sì, infatti mi ricordavo che di questa cosa e insomma ci tenevo anche a dire. Quindi ci sarà qualcosa, cioè ci sarà effettivamente questa, magari non 28 milioni di dollari, 25, 24. Allora, c'è un verbale che ecco qua, è un verbale del 30 luglio 2015, quindi abbastanza recente, in cui Vigilanti dice: per quanto concerne l'eredità, io ancora non l'ho ricevuta, ho capito che il pagamento potrebbe avvenire solo dopo 20 anni dalla morte di mio cugino, che a questo punto è abbastanza imminente. Da quello che sappiamo, ancora questa eredità non l'ha ricevuta. Che dire? E quindi c'è, cioè, il pagamento che avviene 20 anni dopo la morte del cugino, che però è ancora vivo e lui ha 90 anni. Non è dato sapere. Ecco, questi sono i dati, poi ognuno tragga le conclusioni che ritiene più opportune sulla veridicità di questa notizia. La storia, ecco, delle Torri Gemelle, che... Ecco, esatto, stavo per dire. Cioè, non era andata a prenderla proprio quando ci fu il crollo delle Twin Towers? Ha detto anche questa cosa, ma allora, anche qui ci sono delle contraddizioni abbastanza ingenti, perché a un certo punto in un'intervista dice che
con questi soldi in realtà lui ha continuato a fare la vita che faceva prima, si è solamente concesso una casa sulle colline vicino a Firenze. Io ho visto la foto della casa dove abitava al cantiere e mi sono detto, ma va bene non farsi prendere troppo la testa, non festeggiare più del dovuto, ma davvero diventando miliardario rimarrei ad abitare al cantiere? Magari ha degli affetti, magari ha dei motivi suoi, però vabbè, insomma io faccio di difficile immaginare. Gli spartani, no, fin da piccoli venivano educati e abituati a vivere di poco e con poco, quindi probabilmente Giampiero non ha bisogno di lussi e sparsi, la sua forza è interiore. Senza ombra di dubbio, non la potevi dire meglio, Emanuele, assolutamente d'accordo. Volevo concludere... Ah, grazie, era un complimento. Sì, sì, certo. No, io... E quindi cioè, abbiamo un po' di ciccia su questo vigilanti, perché mi sembra che alla fine arriviamo all'ultima parte di questa storia, quando nel febbraio del 2013 l'avvocato Viera Adriani, parte civile, avvocato di parte civile per i parenti delle vittime di Jean-Michel Cravecvili e Nadine Moriot, fa pervenire alla Procura della Repubblica di Firenze. E anche Bettini, perdonami, o... Lo era stato ai tempi in cui, se non ricordo male, ai tempi in cui lo era Santoni Franchetti. So che era rimasto in contatto con alcuni parenti di Stefania Pettini, poi credo che ultimamente rappresentava solamente i parenti e gli amici di Nadine e Jean-Michel. Dicevo, questi allegati che fa pervenire alla Procura della Repubblica, che è una richiesta di accertamenti su alcuni aspetti risolti, che mira a ricostruire fatti e responsabilità ulteriori rispetto a quanto finora accertato con sentenze passate in giudicato, e prescinde da qualunque scenario magico esoterico. Cosa succede dopo? Che praticamente il 26 luglio 2017 l'ANSA, annuncia il PM che ha sempre indagato sui delitti del mostro di Firenze, dottor Paolo Canessa, ora procuratore capo a Pistoia, avrebbe indagato un ex legionario, Giampiero Vigilanti, 86 anni, residente a Prato. L'inchiesta sarebbe condotta in collaborazione con il procuratore aggiunto di Firenze, Luca Turco. Per cui praticamente si apprende nel 2017 che sono stati iscritti nel registro degli indagati per il concorso negli 8 duplici omicidi Giampiero Vigilanti e Francesco Caccamo, che è il medico curante dell'ex combattente della Legione Straniera, quindi appunto di Vigilanti. Che cosa lega Francesco Caccamo a Giampiero Vigilanti? Come dicevamo prima, non ci sono riscontri concreti a quelle che sono le dichiarazioni di Giampiero Vigilanti. In una delle prossime occasioni, se vorrete, magari le analizzeremo tutte una ad una. L'unica cosa che è concreta e reale è che la High Standard calibro 22, di cui parlavamo prima, acquistata da Giampiero Vigilanti, era stata posseduta precedentemente da questo Francesco Caccamo. Il dottor Francesco Caccamo era stato il medico curante, come dicevo, di Giampiero Vigilanti. Giampiero Vigilanti dice anche un'altra cosa riguardo... Posso inserirmi? In mezzo mi pare che ci sia stato un altro proprietario. Sì, è vero, c'è stato un altro proprietario. Quindi magari può anche darsi, no, che Vigilanti abbia comprato la pistola da... ne so, da Gianni Brogna, e Gianni Brogna l'aveva comprata da Caccamo, ma non gliel'ha detto. Senza ombra di dubbio. Vigilanti, nel verbale del 30 luglio 2015, aggiunge, lei mi chiede se ho conosciuto anche Vinci Francesco e Vinci Salvatore. So benissimo di chi si tratta, li conoscevo, quindi non solo Salvatore Vinci, ma anche Francesco Vinci fratello. E aggiunge, che mi sembra una cosa non da poco, erano anche clienti del Caccamo e li ho visti più volte nei suoi due ambulatori a Prato. Anche quello... Caccamo aveva un negozio? Aveva un ambulatorio, perché era medico e quindi esercitava pazienti, intende. Okay. Sì, clienti, lui scrive clienti, lui o insomma chi ha redatto il verbale. Va bene.
aggiunge questo dettaglio che non è proprio da poco, cioè un'informazione. Cioè, Francesco Vinci stava a Montelupo, Salvatore Vinci stava in via Cironi e avevano però lo stesso medico. Li mette tutti assieme perché uno solo non bastava, e quindi aggiunge anche la conoscenza e la frequentazione di questo medico dei due fratelli Vinci. Non è che questo vigilante è un genio e ci sta pigliando in giro tutti quanti? È quello che ci domandiamo dal 2013, più o meno. Ci sta un giudizio sospeso su questa persona. Quello che accade dopo, per terminare, perché sennò veramente andiamo a far mattina, è che Vigilanti, in un articolo sulla Nazione, annuncia che gli sono state rubate 4 pistole. Lui dice, sono entrate in casa mia tra le 4 e le 5 di mattina, mentre ero fuori a portare a passeggio il cane. La denuncia di furto è avvenuta il 28 novembre 2013 e riporta una rivoltella a 5 colpi, calibro 7,65, priva di marca, Lai standard calibro 22, 150 cartucce calibro 22, non è indicata la marca, 50 cartucce calibro 7,65 marca Browning, una rivoltella Smith & Wesson calibro 357 Magnum, 50 cartucce calibro 38 Special e una rivoltella Smith & Wesson calibro 38 Special. In questo... cose che tutti quanti abbiamo nel comodino, queste. Insomma, mi sembra abbastanza... novembre 2013. E scusami, sì. Questo è il verbale. Non è che qualche giorno prima ha comprato una di queste pistole? Esatto, nei giorni precedenti ha comprato anche una di queste. E non è che qualche giorno dopo, a questo prima, gli hanno fatto una perquisizione e non c'era niente? Non mi ricordo di questa perquisizione, sinceramente. No, non mi pare in quel... dovrei guardare, guarda, sinceramente non voglio dire una sciocchezza. Io faccio domande, ma non... Però... Non ho alcuna contezza di ciò che dico, quindi... No, ora, adesso questa non me la ricordo, sinceramente. Stavo dicendo... No, ho sentito... non so se era una virgola o un punto, quindi mi sono fermato, però... Era un punto e virgola. Era un punto e virgola, ok. Cosa accade dopo? Che in pratica Stefano Brogioni, cronista della Nazione... Salutiamo, ciao Stefano. Se ci ascolta, ma mi sa che ha di meglio da fare a quest'ora. Torna a intervistare Giampiero Vigilanti, appunto il 28 aprile 2018. Si apprende che il legionario detenesse anche una beretta calibro 22, beretta che non aveva mai nominato, ecco, nemmeno precedentemente, e dice infatti in questa intervista: la beretta era la prima pistola che ho avuto quando andavo al tiro a segno, quando venni a Prato, presto. Quindi, cioè, lui viene a Prato nel 63-64, di questa pistola non ci ha mai detto, non è che magari si è confuso con Light Standard, non si sa, è una delle altre cose che rimane, perché mai è stata trovata. Come se non bastasse, nella medesima intervista butta lì un altro carico da 1000, nel senso che a un certo punto pare conoscere anche Francesco Narducci, il gastroenterologo umbro, scomparso nel lago Trasimeno nel 1985. Quello di Mignini? Quello su cui il dottor Mignini ha svolto il Mignini, chiedo scusa. Ah, no, certo. Sono stupito, perché effettivamente è un po' ovunque questo Vigilanti. E Vigilanti dice: sì, quello trovato morto, l'ho conosciuto, sì, a Vicchio, l'ho conosciuto, ma non stava a Vicchio, lui stava, non mi ricordo, questo è quello che dice di del dottor Francesco Narducci. Ci sono poi altri dettagli, vabbè, riguardo a questa cosa, ma li salterei, perché altrimenti andiamo veramente troppo... E allora io qua ti metto lo stoppone, okay. Ti metto il post-it, perché io vidi tempo fa un'intervista a Vigilanti in cui, che poi fu rimossa immediatamente dal tubo, in cui Vigilanti diceva che la notte del delitto di Travalle di Calenzano, quindi siamo nell'ottobre dell'81, egli era stato effettivamente fermato ed era in macchina con Narducci. Abbiamo come prova di questa cosa solamente la sua dichiarazione, perché non ci sono verbali che riportino questa circostanza, quindi è l'ennesima dichiarazione non richiesta, aggiungo,
di una persona che è innocente, ma anche in questo caso fa di tutto per accentrare su di te, su di sé attenzioni che mi lascia decisamente forse perplesso. Forse teme che qualcun altro le meriti. Può darsi, ma i motivi, sai, per cui qualcuno dice qualcosa sono innumerevoli, ecco, nel senso non c'è una sola giustificazione per questo atteggiamento, questo comportamento reiterato, perché appunto l'abbiamo detto quando abbiamo iniziato a parlarne, dall'inizio di questa storia, dall'inizio da quando iniziano a avere interesse nei suoi confronti, a che l'hanno archiviato, questa persona ha continuato a dare indizi, indicazioni, era cioè, nel senso, a volte anche indelicate. Decisamente, ecco, decisamente sì, cioè la parte relativa. L'idea che, l'idea che tu ti sei fatto, sì, qual è? Che questa persona ci è o ci fa? Questa è l'ultima domanda? Quindi, siamo praticamente alla fine, perché dopo io volevo fare una piccola chiosa su Cacca, ma credo che tu hai fatto un ottimo riassunto. Il 3 luglio del 2019 il procuratore della Repubblica turco, dottor Luca Turco, chiede l'archiviazione del procedimento perché, insomma, chiaramente, nonostante le indagini approfondite, non è riuscito ad addensare niente di così concreto nei confronti di questa persona. Chiaramente l'avvocato Viale Adriani si oppone all'archiviazione il 3 settembre 2019, il 9 novembre 2020, come dicevamo prima, la dottoressa Angela Fantechi ha definitivamente archiviato il procedimento, dicendo anche l'archiviazione, certo, lo dico, l'archiviazione del procedimento non comporta preclusioni di nessun tipo ad una riapertura delle indagini. Ci mancherebbe, ecco, nel senso, dicevamo, non voglio specificarlo. Ah, beh, certo, ci mancherebbe, emergessero nuovi elementi, perché no? Tutti voi che avete fatto questi lavori. No, io in questa cosa, allora, frequentavo chiaramente l'avvocato Viale Adriani perché ho un debito a vita nei suoi confronti per avermi consentito la lettura di un sacco di atti e per l'amicizia. Però tutta le indagini che loro hanno fatto, che l'avvocato Viale Adriani ha fatto insieme ai suoi collaboratori, io ne ero abbastanza al di fuori, ecco, magari ogni tanto ci sentivamo, avevo degli aggiornamenti, così. Certo. Però è bene dare a Cesare quel che è deciso, non è che me ne tiro fuori, però non mi sembra giusto, ecco, dire che ho partecipato ad una cosa che in realtà... Certo. Diciamo che allora che non hai fatto niente. Io non ho fatto niente, io non faccio niente... Sei troppo modesto. No, è vero, mi imbarazza sempre un certo tipo di attenzione, ecco, non lo dico, insomma te lo sai, ci conosciamo, quindi sai bene che faccio fatica davanti a certe attenzioni. No. Volevo scappare dalla tua domanda riguardo al fatto che Giampiero Vigilanti, il signor Vigilanti, possa avere un ruolo in questa storia che ci appassiona. Sinceramente, come dicevo anche all'avvocato Viale Adriani, è una personalità molto interessante. Ci sono quasi certamente molti più elementi che lo indicano come potenzialmente coinvolto in questa storia relativamente a Giampiero Vigilanti che non a un Pietro Pacciani, secondo me. Il problema veramente grosso, ingente di questa storia, di questa vicenda, è che le indagini sono state sollecitate nel 2013 e partite decisamente dopo. Per cui trovarsi a cercare indizi, elementi, con così tanti anni dopo che si sono chiusi i duplici omicidi del mostro di Firenze, è un'impresa, secondo me... Entro in spaccata. Parisi Tozzini l'hanno riconosciuto? No. Bardazzi l'ha riconosciuto? No. La Guardia Giurata l'ha riconosciuto? Non lo so se l'hanno risentita la Guardia Giurata, sinceramente non ricordo nessun verbale
relativo recente, relativo alla guardia giurata. Mi sa di no, mi sa di no. Ragionevolmente possiamo immaginare che la guardia giurata è morta e che questa persona non era così vecchia, in realtà no, non mi sembrava anziano, non credo, non lo so, sinceramente non lo so. Credo che le indagini hanno fatto tanto, ecco, nel senso, quando Vieri Adriani mi raccontava un po' quello che stavano facendo, quello che mi sovveniva spesso in mente era il fatto che era comunque interessante il fatto che dopo tanto tempo ci fossero nuovamente delle indagini sul mostro di Firenze e che magari, anche se Vigilanti a un certo punto fosse completamente uscito di scena, magari di rimbalzo avremmo potuto arrivare a qualcosa di interessante che precedentemente non era stato raggiunto. In effetti, a guardare il fascicolo che hanno prodotto i rossi dei carabinieri che si sono occupati di questa indagine con il dottor Luca Turco e il dottor Paolo Canessa, ci sono tutta una serie di accertamenti che magari possiamo anche vedere in 30 secondi di parlare, non so se può essere interessante, cioè ci sono accertamenti relativi al DNA, ci sono accertamenti relativi ai bossoli, ai proiettili, all'arma che può aver utilizzato, insomma, alle impronte, cioè, nel senso, faccio molto velocemente perché al mari non voglio annoiare, nel senso, per esempio, è stata ripresa la busta giunta alla dottoressa Della Monica, hanno controllato la busta, il foglio contenuto dalla busta, il cellophane contenuto nella busta e sono giunti alla conclusione che, oltre al DNA di Nadine Moriot, perché chiaramente purtroppo c'era questo frammento di pelle di Nadine Moriot, non c'è un altro DNA rilevabile nelle altre parti che compongono questa lettera. Oppure hanno fatto gli esami del DNA relativamente a dei profili di un profilo genetico rinvenuto nella fodera dei pantaloni di Jean-Michel, sono stati fatti dei confronti relativamente al DNA di Narducci, di Facciane e di Vigilanti, ma anche di Rolf Reinecke, e tutti non compatibili, non hanno potuto farlo con il DNA di Lotti e di Mario Vanni perché, come aveva già detto Stefano Brogioni, mi pare, in un articolo della Nazione, non hanno un campione di queste persone. Relativamente ai bossoli e ai proiettili, le perizie dicono che i bossoli e i proiettili sono tutti sparati dalla medesima arma, che è presumibilmente una pistola Beretta calibro 22 appartenente al modello 71 e suoi derivati, o ad un modello 48 e suoi derivati. E poi l'ultima cosa che magari può essere interessante è che però era già uscita, quindi non mi sento di fare scoop questa sera, non sono io quello degli scoop. Non solo questa sera. È che la borsa rinvenuta in una perquisizione a casa di Salvatore Vinci non sono stati ritrovati profili genetici diversi da Salvatore Vinci. Questo neanche più o da meno, Ada Pierini? Neanche di Ada Pierini? Di Ada Pierini, della sua convivente, no. Credo che non l'abbiano neanche confrontato con Ada Pierini, credo che abbiano cercato solamente il profilo genetico di Salvatore. Questo più o meno, per dirlo in tre parole, è quello che dicevo prima, che ecco, di rimbalzo siamo arrivati a tutta una serie di certezze che tutto sommato non sono scontate e danno un pochino più di forniscono un po' più di luce, un po' più di chiarezza su certe circostanze riguardo a questa vicenda immensa, ecco, nel senso, ogni passettino volto ad accertare qualcosa per me è manna dal cielo, ecco, nel senso, tutto il mio darmi da fare su questa cosa è volto a
raccontare nel modo più genuino questa storia, quindi ben vengano queste, certo, informazioni. Ma senti Francesco, visto che ormai siamo in chiusura, perché io di solito quando vedo scattare le 23:29 prevedo l'arrivo del sacrestano, il patron, che subito ci manda via. Ci siamo, quasi. Eccolo qua. Allora io volevo chiedere, visto che questa sera abbiamo imbastito perlomeno un discorso su Giampiero Vigilanti, magari gli abbiamo anche reso un po' di notorietà o di giustizia, o comunque penso che non siamo andati a dire delle cose fuori dal seminato, sempre con grande continenza e onestà e lealtà. Volevo chiederti se secondo te ti piacerebbe tornare a trovarci una volta in futuro per parlare più approfonditamente di quello che è successo. Io salterei Caccamo a Pieppari, perché secondo me è inutile parlare. Non vale la pena tirar dentro questa persona che mi pare ne abbia già subite a sufficienza, ecco, nel senso, secondo me no. Magari però potresti tornare a parlarci di qualcosa che hai scoperto di recente, se ne avrai voglia, non che tu scopra mai nulla, però... No, assolutamente no, non scopro niente, però nel senso, magari fare chiarezza sì, ecco, questa è una cosa che a me mi interessa, ecco, indipendentemente da tutto, il mio fine è quello, insomma, chiarire tutta una serie di circostanze. Dicevamo prima delle morti collaterali, ecco, secondo me, e vedendo quelli che sono gli atti che poi insomma ho elencato anche in uno degli approfondimenti che ho pubblicato sul canale YouTube, emerge abbastanza chiaramente che non è necessario incontrare un serial killer per fare una fine atroce, ecco, le varie morti collaterali che sono avvenute negli anni in cui il Mosso di Firenze era attivo non necessariamente, ecco, sono avvenute perché c'era un assassino seriale, insomma, si muore e si viene uccisi per tanti terribili motivi, ecco, sì. Questo è quello che volevo dire, insomma. Che e allora io mi sono fatto un bel nodo al fazzoletto, e così in una delle prossime puntate probabilmente ti riavremo a parlare di, non lo diciamo perché in fondo non lo sappiamo nemmeno noi. Allora, grazie a Francesco Cappelletti, che da Firenze, rimbalzando su Milano, è ritornato a trasmettere su Firenze. Io credo che per questa sera, patron, sia tutto. Grazie. Non abbiamo ricevuto neanche una telefonata, secondo me, perché ascoltavano parecchio. E Francesco li ha stregati. Eh sì. Poi anche un bel ragazzo, secondo me, stasera abbiamo avuto tantissime ragazze che ci hanno contattato per chiederci notizie. Però Francesco è sposato, quindi ecco, perciò toglietelo dalla testa. Non è libero Francesco, Siete tutti troppo molto buoni. C'è Bronzi libero, buoni. Disponibile Bronzi. Io sono liberissimo. Ecco. Grande Bronzi. Ragazzi, vi auguro la buonanotte, grazie veramente di cuore a Francesco, è stato un onore, grazie al grande Emanuele, ci sentiamo abbastanza spesso, mi fa anche gli scherzi, vabbè, però quello è un'altra cosa, e buonanotte a tutti. Grazie, buonanotte a tutti, a voi. Buonanotte, grazie. Ciao Emanuele, ciao Francesco, grazie.